caro saluto a tutti, eccoci qua con la nostra informazione con il nostro USIC Informa. Sempre notizie di rilievo. Prima di tutto cerco di essere anche questa volta veloce, do delle notizie importanti ma velocissime. Indennità di comando per i comandanti di stazione. Con questo video, insieme a questo video, sulla pagina dell'USIC pubblicheremo le tabelle. Tenete presente che a quelle tabelle viene corrisposto per l'indennità di comando, viene calcolato il 30% di quelle tabelle. Se ci riuscirò ve le svilupperò io, altrimenti vi pubblico la tabella dell'indennità operativa di base e da quella voi dovete sapere che dovete calcolare il 30% è quello che spetta. Comunque la cifra va dagli 80 ai 106 euro in base al grado lorde al mese. Siamo in dirittura di arrivo, quindi presumo se non sarà agosto, sarà a settembre con tutti gli arretrati al 2021. Indennità controllo del territorio. Il COCER ci risulta ha avuto un incontro con l'ufficio trattamento economico ed oltre alle figure già individuate che percepiranno questa indennità, ha posto degli ulteriori interrogativi tipo alle aliquote di sicurezza degli aeroporti piuttosto che quando si ai pattuglioni all'impiego dei nuclei operativi nei pattuglioni nei servizi a largo raggio che comunque comportano il controllo del territorio. Su questo ovviamente noi abbiamo poi il COCER ha posto l'interrogativo, dovrà rispondere l'ufficio trattamento economico e il comando generale. La cosa importante era creare questa indennità, adesso col tempo possiamo spaziare e anche con i nuovi contratti possiamo spaziare per estenderla sempre più in carichi. Va bene? Allora, poi altro argomento, sindacati. Ancora una volta vi abbiamo detto noi la verità e tutti gli altri vi hanno detto delle notizie magari non conosciute o non vere. Avevamo ragione noi, lo 0,50% non serviva a farlo pagare perché sarà il decreto del ministro che è appena stato firmato che dovrà stabilire quanto e come sarà pagato lo 0,50% per la delega sindacale. Fino ad oggi abbiamo pagato una trattenuta associativa, appena il decreto sarà esecutivo diventerà delega sindacale, la cui durata sarà un anno, ovviamente quando sarà noi. Nella nostra correttezza, nei nostri confronti, mi riferisco adesso agli iscritti, in maniera ovviamente preventiva, comunicheremo a tutti voi tutte le modalità della situazione. Ovviamente, dato che noi vogliamo investire i vostri soldi in servizi, come vi avevo detto, stiamo raggiungendo un accordo con la Business Card per dare a tutti voi non solo un plafond importante economico sulla tutela legale, ma addirittura con carattere retroattivo. Ci stiamo lavorando, non mi piace fare promesse, però mi piace anticiparle. Quindi questo è un accordo che sicuramente raggiungeremo e che nei prossimi giorni, magari col prossimo, dopo averlo firmato, vi notizierò personalmente o attraverso altri colleghi del sindacato. Difese disciplinari. Ecco, tanti colleghi ci chiamano per le difese disciplinari dopo che sono stati già puniti, dopo che altri colleghi che si professano grandi conoscitori della materia, hanno fatto dei danni. Ebbene, quello che posso dire a tutti è che noi abbiamo un pool di persone dell'arma e di avvocati specializzati nel settore che trattano la difesa disciplinare, le difese disciplinari e che quindi prevengono il problema, non creano il problema successivo. E nonostante questo non raggiungiamo sempre gli obiettivi perché non sempre abbiamo ragione o riusciamo a dimostrare le nostre ragioni. Questo ovviamente non posso dirlo di altri, però posso affermare che alcuni pescivendoli
portano avanti difese disciplinari senza conoscere nemmeno le regole basilari, cioè le portano avanti senza sapere che loro stessi non sono titolati a, non riuniscono, diciamo così, i requisiti per poterle portare avanti. Ecco, non vado oltre a questo commento perché la cosa è molto delicata e ne faremo oggetto di discussione col comando generale. Io personalmente, anche se dicono che sono bravo, al momento non riunisco personalmente i requisiti di cui al 1380, comma 3, lettera M del codice ordinamento militare, ossia tutti coloro che sono indagati in un procedimento penale non possono svolgere difese disciplinari. Io non le svolgo per questo motivo, ma grazie a Dio abbiamo un pool disciplinare che è molto più capace di me, molto più bravo di me. E quindi, mentre altri sindacati, i famosi pescivendoli, lo fanno, o forse non conoscono la norma, o forse lo fanno per non so per quale motivo, non mi interessa. Ultimo argomento, ricorso Mandolesi sulle pensioni, sul mancato avvio della previdenza complementare. Ebbene, tanti colleghi ci hanno chiamato chiedendoci spiegazioni in merito a queste lettere che l'avvocato Mandolesi ha inviato. Cosa sta succedendo? Sta succedendo questo. Vi avevo già accennato che noi come USIC non avevamo sponsorizzato nessun ricorso, ma che avevamo solo raggiunto un accordo con l'avvocato Mandolesi, perché è stato l'unico avvocato che si è proposto, per un risparmio sulla quota da far pagare ai nostri iscritti. Noi non avevamo mai, e l'abbiamo anche scritto, non avevamo sponsorizzato nessun ricorso perché temevamo che la poca conoscenza della materia di altri avvocati avrebbero potuto causare un danno al ricorso stesso. È successo questo. Quando hanno discusso i vari ricorsi, l'incompetenza nella materia di alcuni avvocati ha portato a far rigettare dei ricorsi ed ancora più grave a chiedere in alcuni casi il pagamento da parte dei ricorrenti di somme importanti di denaro. Quindi l'avvocato Mandolesi, trovatosi costretto, a quanto ho capito, a decidere, ha scritto a tutti gli interessati dicendo: guardate, io per il momento i ricorsi li ho presentati, se ho capito bene, e li ho bloccati, perché si rischia con questo andazzo di dover pagare, che voi dovete pagare se perdiamo diversi soldini. Quindi io non è che non voglio fare il ricorso, io l'ho bloccato. Se voi mi scrivete e mi rispondete alla mia mail dicendo: a me, io voglio rischiare e il ricorso lo voglio comunque fare, ovviamente ve ne assumerete la responsabilità e quindi lui porterà tranquillamente avanti il ricorso, e se ci sarà poi da pagare qualche rimborso spese allo Stato, sarà a cura dell'interessato. Stiamo parlando anche di cifre che vanno oltre le 1000 euro e quindi stiamo parlando di cifre importanti. Questo è stato il motivo per cui l'avvocato Mandolesi ha scritto a tutti i ricorrenti, questo è stato il motivo, questo era il timore che noi come USIC avevamo nel non voler sponsorizzare alcun ricorso. Abbiamo avuto ragione, ma c'era anche un altro motivo per cui non abbiamo sponsorizzato il ricorso, era che sapevamo che col contratto di lavoro si sarebbe creato il fondo perequativo, e il fondo perequativo non è altro che una sorta di diciamo così, risarcimento per il mancato avvio della previdenza complementare. Il fondo perequativo non è ancora operativo, il governo è caduto, ma lo sarà con decorrenza 2021. Il governo è caduto, lo farà il prossimo governo, però ci sarà. Quindi questo è quanto. Spero di essere stato veloce, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Un caro saluto a tutti.